Ilario Imparato e Maurizio Zaccone. Buonasera ragazzi. Buonasera. Buonasera a voi. Ciao. E allora partiamo da Ilario Imparato perché l'ho intrappolato questa sera. Sono riuscito perché? Eh sì, perché lui è molto impegnato e quindi questa sera siamo riusciti. Ilario è molto molto impegnato. Ilario, allora cosa c'è nell'aria in casa Napoli? Aria di cambiamento, di restaurazione, cosa c'è? Ma quasi un clima pandemico, sfruttando il momento direi, perché l'assist era goloso. Sicuramente ci sarà un'area di rinnovamento, questo è poco ma è sicuro, tenuto conto anche che nelle ultime ore si è palesato, voglio dire, il prossimo addio forse di qualche calciatore, di qualcuno che è in scadenza che non rinnoverà, probabilmente dello stesso tecnico. Radio Mercato parla di un ipotetico divorzio anche tra la società e il direttore sportivo, quindi insomma un po' di rinnovamento c'è. Bisogna capire questo rinnovamento da dove partirà e con quali basi, e fondamentalmente poi sulla scia di quale posizione di campionato. Maurizio, questo è un febbraio molto delicato per Gennaro Gattuso, il quale in poche giornate di campionato e anche di Coppa Italia, ma anche di Europa League che riprende, si gioca il futuro prossimo, perché se è vero come è vero, come diceva Ilario Imparato, che molto probabilmente si farà una riflessione ampia tra direttore sportivo e allenatore in vista del prossimo anno, è anche vero che se, scongiuri a parte, dovessero andare male le cose nelle prossime settimane, De Laurentiis potrebbe anche anticipare i tempi, o no? Sinceramente io non credo a questa soluzione, credo che comunque andranno le cose, a meno che non sia catastrofico questo mese di febbraio, non ha un piano B definito, quindi sta progettando per il campionato prossimo, questa è la mia idea. E mi dispiace il fatto che poi Gattuso acquisisca la convinzione, a prescindere da tutto, che il suo ciclo non è finito ma non è mai davvero cominciato praticamente. Concordo. Questo mi fa temere per la stagione proprio, praticamente. Io Però le motivazioni personali possono servire comunque a dare quella spinta per far bene. E allora io torno un attimo da Ilario, al quale chiedo quale formazione contro l'Atalanta si aspetta in questa semifinale di ritorno di Coppa Italia, considerando che Koulibaly non ci sarà, a meno che non faccia il miracolo Quadrado, ma non credo. Quadrado che ha insegnato a tutti come si guarisce dal coronavirus. Ah, sì. Intendevo questo. No, il miracolo Quadrado. Il miracolo Quadrado, che non è Quadrado. Infatti. Poi non ci sarà Manolas, che si è infortunato nel corso del match contro il Genoa. Ilario, chi ci sarà in difesa secondo te? Ma sicuramente dovrà giocare Rachmani. Io credo che lo schieramento potrebbe essere qualcosa che dovrebbe riprendere anche la gara d'andata. 3-5-2? Probabilmente sì. Dovrà essere tra l'altro uno schieramento decisamente accorto, che lo stadio come quello dell'Atalanta ti dovrà consentire di rimanere in partita perlomeno fino alla fine. Bisognerà ragionare un po' da speculatori. Catenacciari, speculatori, chiamiamoli come meglio preferiamo, però bisogna portare a casa il risultato e quindi restare dentro almeno fino all'ultimo quarto d'ora, anche perché mi aspetto un Atalanta decisamente arrembante, tenendo conto che poi per loro è pur vero che c'è una Champions da onorare, ma nella Champions incontri reali, al di là di qualche miracolo particolare, l'occasione più ghiotta potrebbe essere proprio la conquista della finale di Coppa Italia. E allora proiettiamoci verso il futuro, perché come mi sembra che siate d'accordo entrambi, siete d'accordo, siamo d'accordo. No, una cosa volevo dire, Manolas è rimasto in Grecia, cioè è rimasto a Napoli e volato in Grecia, perché tanto qua tutti i giocatori vanno lì. No, è rimasto a Napoli, qua, a differenza degli altri è rimasto a farsi curare a Napoli. Voglio chiedere a Maurizio quale potrebbe essere l'allenatore del Napoli del prossimo futuro, proiettiamoci già al prossimo anno. So che a Ilario piace Vincenzo Italiano, mentre a Maurizio Zaccone? Piace anche a me Vincenzo Italiano, però ho una sensazione che non si concretizzerà questo tipo di progetto. E chi arriverà a Napoli secondo te? Escludendo Gattuso, dando per scontato il fatto che non è scontato che Gattuso non ci sarà, non escluderei un avvicinamento con Spalletti. Spalletti? Ma non è l'allenatore che io desidero. Quindi hai il sentore. La mia
sensazione, il mio sentore che è un nome di questo tipo sul quale potrebbe provare a puntare la presidenza. Ma questo vuol dire che gli prenderà anche i calciatori che chiederà, perché Spalletti questo non è mai successo nella storia che con Benitez, quindi non, quando parliamo di rinnovamento della società, se parliamo di sostituire il direttore sportivo e l'allenatore, questo per me non è rinnovamento. A proposito di direttore sportivo, voi chi vedreste bene sulla nella conduzione della direzione sportiva? A me piace ad esempio Walter Sabatini. Qual è il tuo nome, Maurizio? Allora, io ribadisco il concetto che tentavo di dire adesso. La rivoluzione non può partire da sostituire due nomi se l'assetto societario resta lo stesso, se la struttura, l'organigramma è sempre così snello. Servono più figure, serve una struttura dirigenziale, organizzativa diversa. Se si decide a cambiare il Napoli in questo senso, allora non è più solo una questione di nomi. Però se pensiamo sempre che un allenatore e un direttore sportivo e basta e cambia tutto, io non sono convinto. Io credo che Napoli stia guardando allo specchio con i suoi limiti. E adesso ogni anno, alla fine, certo, si trova sempre costretto a dover decidere se farlo o non farlo questo salto, se strutturarsi in maniera diversa. Beh, l'anno prossimo, considerato che le risorse economiche saranno molto inferiori rispetto agli ultimi anni, pensare ad un salto di qualità mi sembra molto difficile. La struttura societaria non è che la cambi. No, io parlavo di rifare la squadra, proprio l'impianto tecnico della squadra. Però prima o poi ci dovrei arrivare per questo passaggio, magari troverai una via meno onerosa ma comunque coraggiosa, quella di dover ripartire da qualche altra parte, perché così si sono anche buttati un po' di soldini. Assolutamente. Ilario? Ma io in larga parte sono d'accordo con Maurizio, insomma il rinnovamento deve partire sicuramente dall'area tecnica. L'area tecnica significa ampliare determinati ruoli e determinate competenze. Si è parlato nelle ultime settimane di un approccio con Benitez in qualità di direttore tecnico. Ecco, sulla falsa riga di questa idea, a prescindere dai nomi, anche perché a me risulta che Benitez abbia voglia fino all'ultimo di tentare ancora un'avventura in panchina laddove arrivassero chiamate importanti, tra le quali c'è anche quella del Napoli. Ecco perché ha già detto di no a un eventuale testimone in corsa, però l'idea è quella lì, come dicevo, deve essere quella lì che, come diceva Maurizio, un Benitez o anche un Walter Sabatini, e perché no un Pietro Accardi, perché a me l'idea Sabatini-Accardi non dispiace, magari anche con Spalletti in panchina, come dicevate voi, deve essere quella lì, la traccia è quella lì, bisogna prendere uno che faccia da supervisore dell'area tecnica, che depotenzi tutto ciò che fino ad oggi ha fatto mercato. E Lario, ma se viene Spalletti fa fuori qualcuno, cioè. Ma non dobbiamo partire dall'allenatore. L'allenatore, lo so. Anche Maurizio, deve essere l'ultima cosa da prendere, laddove tu decidi inizialmente di prendere un direttore tecnico che fa una sorta di DG e poi dietro anche un direttore sportivo, e ribadisco, depotenziare tutto ciò che ad oggi ha fatto mercato snellendo la società. Intendo dire, devi snellire le volontà sul mercato del presidente o dell'amministratore delegato oppure di chi che sia. A quel punto prendi o Benitez o Sabatini, dice ok, il mercato lo fate voi, l'area tecnica è vostra, decidetevi voi il direttore sportivo, decidetevi voi l'allenatore da prendere e conseguentemente poi anche i calciatori. Però da Ilario, da te mi sarei aspettato da chi che e sia, non chi che sia una sola parola. Da chi che sia, dico, se cercavo di mantenere un contegno una plomba. Venendo all'attualità, che cosa sta mancando proprio in questo momento al Napoli? Prima Maurizio, poi Ilario. Allora, se c'è qualcosa dietro che non c'è chiaro, io ho la sensazione che ci siano cattive gestioni alle spalle, che certi rilassamenti siano dovuti anche da quelle mancanze che stiamo dietro. C'è anche il sedere che manca, perché due pali presi in quel modo, un calcio di rigore non dato. E io credo che in questa fase bisogna... Arriviamo all'ultimo match, però. Ovviamente l'ultimo match, siamo tutti contenti di com'è andata, però il Napoli non... Ragazzi, non a me sapete cosa dà molto fastidio? Che stia passando quasi sotto silenzio quel calcio di rigore netto negato a Mario Rui. Al di là della prestazione, che secondo me non è stata sufficiente da parte del Napoli, poi possiamo ragionare da qui fino a domani sul moto d'orgoglio che ha spinto il Napoli a provare a recuperare la partita, ma quella è più...
una spinta emotiva piuttosto che un'organizzazione di gioco, almeno questo è il mio punto di vista. Quindi non assolvo Gattuso nemmeno per il match contro il Genoa, perché poi mi devono spiegare come fa uno grande, grandissimo come Pandev a 50 anni, 37 anni, a mangiare in testa gente come Fresca, come Maximovic, come, vabbè, Fresca per modo di dire, Manolas, fresca di età, diciamo. Sì, sì, fresca di età, come questi calciatori qui. Quindi proiettandoci oltre, proprio sulla scorta di queste che sono le difficoltà del momento, chiedo ad Ilario prima e a concludere Maurizio, cosa si aspettano da Atalanta-Napoli e da Napoli-Juventus? Si tratta sicuramente di due partite nelle quali non dico ci si gioca la stagione, perché già relativamente alla Coppa Italia l'attuale tecnico del Napoli, che tu vedi io raramente nomino, ha fatto sapere di non essere questo uno degli obiettivi stagionali. Relativamente a quella con la Juve ha sempre un fascino particolare, ma non, è, non deve essere catalizzata lì l'attenzione. Bisogna secondo me cercare di avere delle idee, che sono le cose fondamentali, perché poi alla fine la rosa del Napoli non è una rosa così modesta, parliamoci molto francamente. Il problema è che mancano delle idee, mancano delle alternative, mancano delle competenze dettate da un'esperienza che si matura, perciò non bisogna buttare la croce su Gattuso, il tempo che al momento... Dai, fai una previsione, Ilario, Atalanta-Napoli e Napoli-Juventus, come finiscono? Spero con due pareggi, ma sono abbastanza pessimista. Maurizio? Il mio augurio è che la spinta emotiva della quale parlavi, che è la nota più positiva che abbiamo visto durante la partita col Genoa, venga mantenuto in questi due match, perché di più poi non posso chiedere, uno stravolgimento tecnico-tattico, chissà cosa che accada all'improvviso, però se quella spinta emotiva già esiste, allora il Napoli può rintracciare parecchie delle potenzialità che ha, può riprendere e quindi disputare due match importanti. Alla fine il campionato ci servono punti per la zona Champions e chiaramente la Coppa Italia è un obiettivo, quindi io mi auguro che se la giochi più come ha giocato la partita con Genoa e come ha giocato l'andata con l'Atalanta. Io spero che si possa vincere anche l'Europa League, perché non sappiamo ancora se... Non lo so, Ilario, lo sai sì, tu. Sì, arriva, dovrebbe... Attraverso l'Europa League si può arrivare direttamente in Champions, quindi vinci un trofeo e arrivi in Champions. Quella è sicuramente una carta, però io vorrei dire una cosa, ma non per smorzare gli entusiasmi, ma non c'è da affidarsi all'ultimo assalto all'arma bianca che abbiamo visto contro il Genoa. Quello non è uno spirito, quella non è assolutamente una squadra stimolata. Quella era una squadra alla canna del gas che per 90 e passa minuti ha cercato di giocare sempre sulle fasce, perché Ballardini, che se ne dica, una persona che di calcio ne comprende, ti ha messo in condizione, non solo mettendo 10 uomini dietro nella palla, ma ti ha messo in condizione di giocare 3 giorni sulle fasce, tanto da lì il pericolo non sarebbe mai arrivato, sempre con quei cross insipidi dalla tre quarti. Assolutamente. E tu centralmente non ci hai capito niente, non ci sei mai entrato mezza volta, ti hanno messo due centrocampisti sull'unico che tu avevi, che era una volta Demme, poi alla fine Bakayoko, e buonanotte al secchio. Se sta roba qui ti capita a Bergamo o con la Juve, ma vedi... Sono dolori. Un abbraccio ad Ilario Imparato e a Maurizio Zaccone. Grazie, buon lavoro ragazzi. Ciao, buona serata. Buonasera a tutti voi, grazie.